Rosalia, preparatemi un bagno. Oh, le rose rosse. Grazie, Domenico. Che profumino. Ho un po' di appetito. Dunque, ho trovato la canfora e l'adrenalina. Ossigeno niente. Pensavo, se... Mio Dio, non vorrei dirla la parola, ma ormai. Se muore stanotte, domattina parto di buon'ora. Sì, mi darei più fastidio che altro. A Bologna invece ho certe cosette da fare, affarucci da mettere a posto. Verrò tra 10 giorni. Verrò a vedervi, Domenico. E come sta? È sempre in agonia? È venuto il prete. Il prete è venuto. E con promessa di agonizzazione leva tu gambe. Come? Leva tu gambe. Levatemi questo. Posala in goppa a seggia. Posala in goppa a seggia. Mettetelo sopra la spalliera della sedia. E ha visto che agonizziamo. E ha consigliato a Don Domenico Soriano di perfezionare il bingo di estremità. Posa rosa. Posate la rosa. E Don Domenico l'ha trovato giusto, perché ha detto che è giusto, sta povera disgraziata sta vicina a me da tanti anni e tante altre conseguenze e sconseguenze che non abbiamo il dovere di spiegarvi. È venuto vicino al letto e ci siamo sposati con 2 testimoni e con la benedizione del sacerdote. Oh, saranno i matrimoni che fanno bene. Io mi sono sentita subito meglio. Mi sono alzata e abbiamo rimandato la morte. Naturalmente, dove non ci sono infermi malati, non ci possono essere infermiere. E le schifezze, le porcherie davanti a uno che sta morendo, perché tu sapevi che io stavo morendo, le vai a fare a casa di tua sorella. Andatevene con i piedi vostri e trovatevi un'altra casa, non questa. Va bene. Ah, e se vi non volete trovare veramente bene, dovete andare là, dove stavo io. Dove? E ve lo fate dire da Don Domenico, che quelle case le frequentava e le frequentate ancora, andà. Grazie. Non c'è di che. Buonanotte. Ma ti rendi conto di come l'hai trattato? Come ti meritava. Ma fammi capire una cosa, tu sei una diavolo e uno con te deve stare con tanti togli.